Ieri sera a Sky Calcio Club l'intervento di Skriniar su Higuain sul raddoppio di Matuidi poi annullato giustamente per fuorigioco è completamente sparito dalla moviola. In studio c'erano ovviamente Caressa, Bergomi, Vialli, Mauro e Di Canio e hanno iniziato a parlare di Inter-Juventus ovviamente partendo dalle polemiche arbitrali, dagli episodi arbitrali. Ora, su Vesino alla fine sono arrivati a dire la verità, e cioè che era un fallo netto da espulsione, nonostante Bergomi abbia detto che lui rimane della sua idea. Tra l'altro mi ha colpito il fatto che sia Bergomi che altri ci hanno tenuto lì in studio a precisare che loro sono lì da tanti anni, che hanno sempre cercato di essere imparziali, evidentemente si sono sentiti accerchiati dalle critiche degli ultimi mesi per il loro modo di condurre non solo quella trasmissione ma un po' tutta l'analisi e il commento sul calcio in maniera non sempre equilibrata, mi permetterei di dire, visto che tra l'altro sono un abbonato, quindi li pago e posso anche esprimere una critica. Sono poi andati a parlare di Pjanic, sull'intervento di Pjanic, quello su Rafinha, e quindi hanno concordato tutti che fosse giallo, quindi seconda ammonizione, necessità quindi in quel caso di espellere Pjanic, l'errore di Orsato, ma si sono fermati lì, non hanno minimamente mostrato le immagini di Skriniar su Higuain, neanche per dire se vagamente potesse essere contatto irregolare, quindi calcio di rigore sull'1-0 a fine primo tempo per la Juventus, e non sono neanche andati a parlare dell'altro contrasto di Skriniar su Higuain, quello con Higuain lanciato a rete, che secondo molti si trattava di dogso, quindi rosso, espulsione per Skriniar in quel momento della partita. A dire la verità non ricordo esattamente quale fosse il punteggio, ma credo la Juventus fosse in svantaggio e sarebbe stata punizione dal limite. In realtà in quel caso lì solo Mauro ha tirato fuori proprio alla fine, proprio in limine veramente, ha detto in realtà c'era anche quell'altro contrasto, io come il mio amico Beppe dico che era rosso, anche lui l'ha detto, ma è stata una parentesi piccolissima, non hanno fatto vedere le immagini. Su una cosa devo mostrarmi d'accordo, quando Caressa ha sottolineato il fatto che non si fa giornalismo come hanno fatto alcuni relativamente alle immagini del siparietto nella mixed zone tra Allegri e Tagliavento, ma non solo, anche rispetto all'altro filmato, quello lì del famoso labiale di Tagliavento. Ora non sono andati nel dettaglio, non hanno precisato quello che è venuto fuori grazie a vecchiasignora.com, e cioè che quel labiale era a fine primo tempo, quindi col punteggio di 1-0 per la Juventus, e quindi non c'entra assolutamente nulla il recupero e vinciamo perché mancava ancora tutto il secondo tempo. Però hanno detto giustamente Caressa, che mettere un filmato con un labiale scritto sotto e la stessa cosa vale per quello della mixed zone, trascrivere quello che si è detto quando in realtà ad audio non si sente bene che cosa abbiano detto, è un modo di fare giornalismo sbagliato. Su questo ha ragione, però il problema è un altro, è che siamo purtroppo al cospetto di, secondo me, un modo di commentare il calcio non sempre imparziale. Lo ripeto, mandare Beppe Bergomi a fare il commento e la telecronaca di Inter-Juventus, di questo Inter-Juventus così decisivo, dopo che Bergomi nelle ultime settimane, negli ultimi mesi ha manifestato chiaramente la sua ancora fede nerazzurra, lo ha detto esplicitamente più volte, non credo che sia stata una scelta saggia. E d'altra parte siamo sempre di fronte agli stessi personaggi che hanno già detto, lo stesso Caressa, che a loro comunque fa comodo in qualche modo, o è il loro interesse che il campionato sia combattuto, e che quindi per una questione anche di ascolti, e che sia importante sempre per una questione di ascolti per loro parlare delle polemiche arbitrali. Infatti poi mi vengono a dire, speriamo sempre che si torni a parlare solo di calcio, e poi sono i primi a mettere gli episodi arbitrali in apertura, in copertina, tralasciando qualsiasi analisi calcistica che su Inter-Juve veramente è stata ridotta a pochi minuti e non è stata assolutamente approfondita. Ho fatto analisi più approfondite io che sto qui, figuriamoci cosa avrebbero dovuto fare loro con i loro mezzi. E mi limito però a Sky Calcio Club, perché su Sky ci sono anche altri commentatori secondo me molto più equilibrati, preparati, e che ci mettono tanto impegno per raccontarci il calcio. E allora dicevo, siamo al cospetto di questi personaggi, piacciano o non piacciano, ma vorrei portarvi il discorso su un piano superiore.
sul discorso dei diritti TV. Adesso siamo in una situazione veramente assurda, insostenibile per quanto riguarda i diritti TV. C'è il serio rischio che non riusciremo a vedere la Serie A in TV l'anno prossimo, perché c'è stato il bando Mediapro, lo sapete, per la cessione dei diritti che lo stesso Mediapro, diciamo, ha acquisito dalla Lega Serie A, bando che è stato impugnato da Sky, è stato sospeso dal giudice, adesso ci sarà l'udienza di merito il 3 maggio, il 3-4 maggio, dopodiché se il giudice dovesse effettivamente annullare il bando Mediapro, potrebbe Mediapro fare ricorso al collegio e quindi ci sarebbe un altro mese che andrebbe buttato via, e in tutto questo non sappiamo appunto dove vedremo le partite. E su questo filone c'è la dichiarazione di Tebas, che è il presidente della Liga Spagnola, che ha criticato a Sky il fatto di avere una posizione egemone sul calcio italiano, e diciamo in qualche modo è andato allo scontro, perché ci sono tante questioni politiche sotto che adesso vi sintetizzo. Cioè Tebas era stato candidato come presidente della Lega Serie A e non è stato scelto, è stato candidato da Urbano Cairo, e dopo ciò si è tolto qualche sassolino dalla scarpa attaccando praticamente Sky. Se siete abbonati Sky e state guardando i canali Sky in questi giorni, vi sarete resi conto, avrete visto questo spot con la voce in sottofondo di Federico Ferri, direttore di Sky Sport, in cui praticamente Sky risponde a Tebas, precisando tutta una serie di cose, soprattutto il fatto che Sky ha investito tantissimo sul calcio italiano, circa 7 miliardi negli ultimi 15 anni, e io sono d'accordo su questo. Le televisioni tengono in vita il calcio italiano perché le squadre, soprattutto quelle piccole, hanno bisogno dei soldi e dei diritti TV per esistere. Il mio auspicio però è un altro. Mi rendo conto che siamo in una situazione veramente difficile, molto molto difficile, in cui appunto non riusciamo ad assegnare i diritti TV della Serie A in Italia, figuriamoci agli operatori stranieri, ma la mia speranza è questa: visto che siamo di fronte ad un giornalismo calcistico non sempre equilibrato, anzi devo dire spesso, spesso non equilibrato e non equidistante, io spero che in un prossimo futuro noi utenti, noi abbonati, potremo sottoscrivere abbonamenti a pacchetti di TV e di emittenti, di testate straniere, anche con commento in lingua straniera sulle partite italiane. Cioè, per intenderci, la Serie A viene vista anche all'estero, per esempio negli Stati Uniti, con ovviamente il commento dei giornalisti degli Stati Uniti, piuttosto che in Inghilterra magari, ma la vedono soltanto nel territorio di riferimento. Il mio auspicio è che possiamo acquistare anche noi dall'Italia i pacchetti di trasmissione, di commento, di analisi e di approfondimento sulla Serie A, ovviamente con le dirette delle partite, in lingua straniera, chiaramente, per chi vuole, per chi comprende anche più lingue, in modo da avere un'alternativa più equilibrata, di non essere comunque costretti ad un'alternativa che praticamente non c'è, perché tra Sky e Premium diciamo che la qualità del commento lascia comunque a desiderare, per quanto mi riguarda, è una mia opinione ovviamente. Ma per quello che sta succedendo ultimamente, soprattutto in ambito Juve anti Juve, credo che sia evidente che ci sia bisogno di un cambio d'aria, un cambio d'ossigeno. E ovviamente la mia è una speranza vana, perché ripeto, è veramente difficile in questo momento vedere le partite di Serie A tramite le emittenti italiane, figuriamoci se possiamo pensare di acquistare il pacchetto straniero e vederlo qui in Italia. Fatemi sapere però come la pensate, è una questione che credo che sia interessante, quindi lasciatemi i vostri commenti. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi anche al canale e magari lasciate un like se vi è piaciuto il video. Nella descrizione qui sotto trovate anche i link per seguirmi sui social e datevi un'occhiata, così che saprete quando usciranno i miei nuovi video. Sempre Forza Juve!